Cari colleghi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è sabato 27 luglio e finalmente sto per andare in vasettare il castagno. Ne ho fatto 39 kg, dovrebbero uscire un'ottantina, poco più di vasetti da mezzo chilo. Mi sono rimasti tutti quelli là dal 2022, da quando ho fatto il mio ultimo invasettamento, l'unico anno che ho fatto miele. E perciò userò quelli, non sto lì a comprare altra roba. Ho quelli, si dia caso che siano la giusta via di mezzo. Optavo per i 250 grammi, ma voglio far fuori un po' di roba qua in magazzino. Perciò, ecco, questi sono due setti che mi sono autocostruito. Ho comprato un rubinetto a taglio per il miele, che si può adattare appunto al secchio. Ho usato dei secchi del miele che sono riuscito ad andare a recuperare. E dopodiché basta, ho fatto il buco, ho avvitato i due rubinetti a taglio e mi sono costruito un secchio per il miele senza andare a comprarlo. E basta, senza ulteriori indugi, andiamo a invasettare questo rialzato. Qua è un po' sporco perché ho invasettato ieri la propoli. Sono dell'altezza giusta e basta. Allora, ho deumidificatore, ventilatori accesi, perché sono riuscito a farlo arrivare dell'umidità giusta, è poco più del 18%. Ma siccome domani devo partire, vorrei invasettarne il più possibile già adesso, siccome ho un mercatino il 18 agosto e quando torno dalle vacanze non vorrei essere troppo di fretta, devo alzarlo ancora un pelino. Non c'è una volta che può procedere tutto in modo liscio, deve esserci sempre qualche problemino. Tanto che il secchio scola dentro l'altro. Io qua procedo, cambio magari inquadratura e così vi faccio vedere anche tutti i bei vasettini. Sotto ho i vasetti vuoti, così non ho più spazio. E sopra ci stanno solo quelli pieni. Ottantaquattro vasetti da mezzo chilo più due piccolini da 120 grammi. Questo qui è quello che mi terrò io per in casa per mangiare. Questi invece procederò alla vendita. Allora, questi qua che hanno la schiumetta, adesso vedo cosa fare o toglierla, se no glieli do ad altri, seleziono un po' i clienti, perché questa qua era la parte finale. Non ho schiumato benissimo il miele, adesso però ho acceso ventilatori e deumidificatori il più possibile per togliere anche più umidità, perché adesso che sono nei vasettini da mezzo è anche più facile che evapori l'umidità che lascia andare umidità. Adesso niente, procederò a metterci il tappo, dopodiché li stoccherò su questa scansia. Quando ritorno dalle vacanze, etichettatura, sigillo di garanzia. E basta, questa è la mia produzione di quest'anno e tra l'altro ho invasettato anche la propoli. Ah no, questa l'avete già vista, sì, è vero. Oh, questi sono caduti, ops. Tanti vasettini, ah che belli, li adoro, mamma mia, li adoro. L'anno prossimo magari vedrò anche di iniziare a fare il polline o vediamo, però vediamo. Cari colleghi, niente, io vi saluto qua, iscrivetevi al canale, un bel like se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!
Eccoci qua, sistemati, questi sono quelli con un po' di schiumetta, i due piccolini e tutti gli altri vasetti. A posto, ho finito. Posso spegnere finalmente tutta questa attrezzatura. Era accesa da circa 3 settimane per togliere tutta l'umidità del miele, purtroppo ero quasi a 23% di umidità, ho fatto davvero fatica, ma mi sono ingegnato con un bel sistema. Avevo messo i secchi del miele lì sopra, aperti logicamente, con qualcosa sopra, un mestolo o una spatola, adesso vi spiegherò perché. 2 secchi qua, in mezzo il deumidificatore, un telo di plastica appoggiato per terra in modo che non entrasse assolutamente aria, 2 ventilatori dentro. E il telo di plastica ovviamente veniva rialzato da quello che c'era, da qualcosa in mezzo che riusciva a trattenermi, a tenermi alzato e permettere il passaggio dell'aria nei secchi del miele al telo, se no lo schiacciava e sarebbe stato tutto reso inutile. Con questo sistema acceso per tante ore al giorno sono riuscito a togliere tantissima umidità. E basta, perché sennò avevo un bel problema. Metterlo nel maturatore intero non riesce a togliere l'umidità. Nel più piccolo è il contenitore dove sta il miele, meglio e prima riusciamo a togliere l'umidità. Questo è un appunto che mi sono dimenticato di dire prima.